Quindi questa infilata di sale in una visione prospettica cannocchiale, come un lungo corridoio su cui si affacciano le varie sale, dalla sala manger, la sala da pranzo, la sala del tè, la sala della musica, la sala da biliardo, eccetera, che caratterizzavano la vita ottocentesca in villa. La villa è rimasta totalmente inalterata, quindi uno scrigno di memorie che conserva la stratificazione dei periodi che si sono e delle persone che ci hanno vissuto. Ognuno non ha mai alterato nulla, ognuno ha lasciato un segno. Esiste un progetto culturale che è Arte e Cultura Villa Sormani, con cui facciamo molti eventi culturali. Il progetto ha un significato particolare, nasce proprio con l'idea, con l'obiettivo principale di valorizzare l'identità del nostro territorio, di far conoscere la storia della villa e di avvicinare in maniera diversa le persone alla storia, quindi con delle iniziative che vanno dall'opera alla pièce teatrale alle rievocazioni storiche, e sono vere e proprie suggestioni emozionali che permettono di avvicinare le persone alla storia in una maniera diversa e più coinvolgente. E questo secondo me è un atto che ha un profondo valore politico, no? Perché i nostri politici sono così bravi a cianciare, siccome questo è il paese delle chiacchiere, dove si fanno tantissime belle chiacchiere, perché non è il paese del fare, e quindi non essendo il paese del fare si fanno le chiacchiere perché si è consapevoli che tanto non si fa nulla, che tanto nulla cambia. E allora i nostri politici cianciano tutti di identità, cianciano tanto di storia, poi però bisogna che qualcuno lo faccia. Ecco, allora noi ci siamo voluti imbarcare in questa avventura e abbiamo il conforto del consenso e dell'entusiasmo delle persone che partecipano ai nostri eventi. Proprio domenica prossima, proprio qui in questo luogo, lunedì sera prossimo, avremo una splendida rappresentazione pucciniana. E io penso che questo significativo, questo vuol dire, anche questo vuol dire fare politica. Poi fare politica in questo paese è cosa improba. Infatti mi faceva piacere capire stasera quali sono le proposte del movimento. Io penso che sia prima di tutto necessaria una rivoluzione, permettetemi di dire due parole, una rivoluzione culturale, cioè cambiare noi italiani, perché il problema è che quando si fa o si deve fare qualcosa veramente c'è sempre nel paese a qualcuno a cui non va bene, quindi forse dobbiamo riconoscere questo. Questo è un paese dei campanili, delle corporazioni, degli individualismi esasperati, delle lobby, delle consorterie, e quindi alla fine tante lamentele, tante lagnanze, tanti piagnistei, ma poi alla fine dentro nel DNA italico ognuno dice ma forse va bene così, perché non vengono scalfiti i miei interessi. E quindi cosa manca? Manca forse il popolo, manca proprio un popolo che sia popolo nel senso più alto del termine, e manca forse il fatto di una coscienza civile e del bene comune, del common good, come dicono gli inglesi, che per la nostra storia noi non abbiamo. E manca forse una classe dirigente, una classe dirigente che abbia il coraggio di assumere sulle proprie spalle un progetto per il paese e che parta prima di tutto dalla istruzione, forse dalla formazione, e al combattere la povertà educativa, e combattere appunto il livellamento, l'omologazione in questo mondo che è soggiogato, come dice il nostro amico Diego, che ha usato un bellissimo termine, tecnonichilismo, un mondo soggiogato da questo relativismo, da questa dittatura relativista imperante. Speriamo si possa fare qualcosa, ognuno deve dare sicuramente il suo contributo, e quindi auguri. Grazie Conte. Ecco, vi dicevamo, l'obiettivo di questa serata è innanzitutto presentare i gruppi territoriali. Io adesso chiamerò i vari referenti, i vari presidenti, portavoce di questi gruppi di Vox Italia Lombardia. Partiamo da Sergio Russo, presidente del Circolo di Bergamo. Innanzitutto hanno detto che andiamo per anzianità, quindi sono il più vecchio. Già questo non è... Sì.
Ex equo? Ok. Va bene, Sergio Russo, presidente del Circolo di Bergamo. Grazie all'amico Marco, anche entrato a far parte del coordinamento regionale. Come non si può abbracciare l'ideologia, o perlomeno più che ideologia, io parlerei di filosofia dell'amico Diego. La sua è una verità ormai, è un'indissolubile verità, e sin dalle prime volte che ho avuto la fortuna di sentirlo, mi sono sentito, diciamo, filosoficamente attratto dal suo pensiero. Da qua la creazione, grazie al supporto dell'amico, del Circolo di Bergamo. Circolo di Bergamo, che ci terrei a precisare, è fondamentalmente retto da donne, quindi non è solo un circolo retto dai soliti maschi che parlano di politica, ma donne che si interessano di politica. Mi hanno detto di essere breve perché per il cielo temporale. Faremo delle foto e voglio dire che il nostro circolo, composto appunto da 15 elementi, è retto da vicepresidente, tesoriere e segretario, donne, italo-russe, perché noi abbiamo una realtà bergamasca fatta anche da tantissimi stranieri integrati, diventati cittadini italiani. Basta, ho finito, più breve di così non riesco. Grazie Sergio. Nell'ordine io passerei la parola per un breve saluto al presidente del Circolo di Milano, Milano 1, Luciano Tovaglieri. Buonasera a tutti, io sono appunto Luciano Tovaglieri, il nostro circolo si è formato già da diversi mesi, io però sono diventato presidente solo da alcuni giorni e sono molto contento che mi sia stato affidato questo incarico perché credo fortemente in questo progetto. Io sono laureato in scienze politiche e ho studiato diritto delle comunità europee, per cui sono finché ero all'università credevo veramente in questo progetto europeo, pensavo che l'Europa fosse una opportunità per tutti i popoli europei e in realtà lo è stata per un certo periodo, finché non c'è stato il famoso trattato di Maastricht, quando era semplicemente una comunità economica dove alcune materie prime potevano liberamente circolare e poi dopo invece con la moneta unica è cambiato tutto, perché sono entrati dei vincoli che hanno cambiato, hanno inciso profondamente nella carne viva di tutti i popoli dell'Europa e soprattutto nei popoli dell'Europa meridionale, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia. Abbiamo visto soprattutto gli effetti sulla Grecia che sono stati devastanti, ma anche in Italia gli effetti non sono stati meno gravi. Quindi io, come tanti di voi, hanno creduto prima che diversi partiti che si erano proposti di voler cambiare le cose potessero fare qualcosa di positivo, poi invece in realtà si è visto che per interesse, non so se sono stati comprati, se hanno rinunciato, se non hanno trovato le condizioni, però di fatto le cose che avevano detto di voler fare, anche i partiti che si proponevano come no euro, basta euro, tutti questi discorsi qua, poi in realtà sono finiti assolutamente in nulla. Quindi io se ho creduto in questo progetto è perché comunque seguo da parecchio tempo sia Diego Scardovelli, sia Diego Fusaro che Scardovelli, che sono due persone che stimo tantissimo e credo nelle cose che ci ripetono da diversi anni e quindi penso di impegnarmi in questo progetto e metterci tutta la mia buona volontà. Ringrazio tutti e buon lavoro, soprattutto crediamoci perché se ce l'hanno fatta gli inglesi non dobbiamo essere da meno. Molto bene Luciano. Nicola Vedovino, presidente del Circolo di Legnano. Buonasera a tutti, un piacere immenso questa bellissima location e ringrazio innanzitutto, mi presento, sono Nicola Vedovino, presidente del Circolo di Legnano e ringrazio i miei ragazzi che sono qua, ringrazio anche i miei compagni della scuola di formazione politica che vedo lì in fondo. È un onore essere qui con l'amico Diego e con tante persone che condividono un sogno particolare, perché Vox è un sogno particolare che può diventare realtà e questo dipenderà molto da noi, perché siamo delusi e siamo pronti dopo l'esperimento politico più difficile che c'è stato negli ultimi mesi. Quindi abbiamo avuto il Movimento 5 Stelle che è stato il più grande, diciamo, tradimento per chi veramente pensava che potesse accadere qualcosa in Italia. Ciò non è accaduto e per noi sarà molto più difficile, ma noi siamo pronti e ce la faremo. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti virtualmente. Grazie Nicola.
Ecco, adesso passiamo al presidente del Circolo di Brescia, Paolo Ferrari. Buonasera a tutte e tutti. Sono Paolo Ferrari, ho 43 anni, sono di Brescia, faccio politica attiva da più di 15 anni, sempre sul territorio. Grazie a Marco sono entrato a far parte dei Vox già dall'anno scorso, perché faccio parte anche del direttivo nazionale. Conosco Diego, la sua filosofia, da quando lo seguo con interesse nazionale, quindi circa 3 anni e mezzo fa. Credo che ad oggi sia Vox l'unico partito che abbia realmente le carte per cambiare qualche cosa, semplicemente per il fatto che noi siamo un'unione di persone difformi per provenienza politica, ma unite da un unico vero senso di coesione nazionale, cioè quella di tornare ad avere completamente una sovranità nazionale e tornare ad avere un importante ruolo sia interno che esterno a livello mondiale, e non essere ridotti a una semplice cassa produttiva, macchina produttiva e cassa da soldi per l'Unione Europea, che come si è visto è solo il fallimento e la tomba per certi stati. Quindi Vox Italia e Diego sono sicuramente la soluzione a tutte le problematiche che abbiamo davanti ancora nei prossimi anni e che stiamo affrontando soprattutto in questi ultimi mesi. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Paolo. Ecco, vi dicevo che in questi giorni sono nati dei nuovi circoli, e inizierei quindi dal circolo di Pavia. Abbiamo Francesco Alfano, un saluto breve. Un saluto brevissimo, innanzitutto buonasera a tutti. Francesco Alfano, presidente del Circolo Vox di Pavia. Noi siamo dei ragazzi, in realtà sono gli altri che sono dei ragazzi, io comincio ad avere già una certa età, ci siamo formati perché siamo delusi, come tutti credo, e abbiamo cominciato a riunirci dopo l'incontro alla convention di Vox Italia alle Stelline. Piano piano ci siamo cercati, insomma ci siamo trovati, alla fine abbiamo formato questo gruppo di 15 persone, devo dire con un pizzico di amarezza che abbiamo avuto proprio oggi una defezione, forse saranno due. L'accusa Vox Italia è stata quella di essere un partito forse un pochino troppo versato verso il complottismo. Ecco, io volevo togliermi questo sassolino dalla scarpa, volevo tranquillizzare soprattutto i miei e dire che Vox Italia in effetti è un partito indispensabile, lo era già da prima che cadesse il governo giallo-verde, e a maggior ragione lo è adesso, perché occupa uno spazio politico importante. Insomma, dobbiamo cercare dei punti di unione per formare un'alleanza. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, grazie Francesco. Ecco, passerei la parola a un altro neopresidente, il presidente del Circolo di Milano 2, Federico Leone. Federico, un breve saluto. Buonasera. Abbiamo da poco costituito il secondo circolo a Milano, noi siamo il circolo di Milano Centro, siamo circa 15 persone, ci sono dei simpatizzanti stasera. Sappiamo già tutto, perché se siamo qui abbiamo più o meno le stesse idee, siamo a disposizione di chi vorrà partecipare ad attività in città. E ringrazio personalmente tutte le persone che negli ultimi giorni mi hanno sempre risposto al telefono, mi hanno sempre dato appuntamenti dove poi si sono presentati, non hanno mai cambiato idea e soprattutto hanno imparato anche a dissentire uno dall'altro in chat, di persona, al telefono, rispettandosi. Ecco, queste sono le cose che sono sempre mancate nei partiti negli ultimi 50 anni, dirsi le cose in faccia. Se il nostro circolo potrà crescere e questi valori li condividiamo tutti, sicuramente questo partito potrà crescere. Grazie. Grazie Federico. Questa sera il presidente del nuovo circolo, di un secondo nuovo circolo di Bergamo, purtroppo non ha avuto un contrattempo, non è potuto venire, ma abbiamo un portavoce, Simone Boscali,
chiamerei per un saluto. Simone. Buonasera a tutti, per prima cosa vi porto i saluti dal nostro presidente Paolo Bogni, questa sera non ce l'ha fatta venire. Io sono Simone Boscali, sono il segretario di un secondo circolo che si è costituito a Bergamo proprio una settimana fa. A Bergamo ci sono due circoli per questo motivo, non per entrare in competizione con nessun altro, ma perché noi nasciamo come proseguimento del lavoro di un'associazione culturale che si chiamava Caposaldo, che dal 2014 in qualche modo collabora con Diego Fusaro. Negli ultimi 7 anni abbiamo ospitato Diego per 10 volte in conferenze. È stato per noi un passo naturale costituirci come circolo di Vox con tutto il nostro pregresso che doveva essere necessariamente conservato, per questo è nato un circolo a parte. Le idee, come diceva chi ha parlato prima di me, sono probabilmente quelle per tutti noi. Noi come secondo circolo di Bergamo però abbiamo delle specificità che da qui in avanti con la crescita del partito dobbiamo portare avanti e difendere in modo magari non intransigente ma quasi. Per essere originali, negli ultimi mesi abbiamo visto come la salute o peggio ancora la malattia possano diventare oggetto del capitalismo. Questo noi non lo tolleriamo e porteremo avanti la nostra concezione di salute, un approccio olistico alla salute e non più solo al farmaco o alla malattia, specialmente come strumento di controllo della persona. E un'altra cosa, a differenza dell'altro circolo di Bergamo, il nostro non è retto da donne, è retto da papà prevalentemente. Siamo tutti persone, uomini, giovani uomini che quando arrivano a casa hanno tanti problemi legati ai propri figli per una serie di problematiche, come probabilmente tutti voi, e ci rendiamo conto per questo che stiamo vivendo, ahimè, in un'epoca di pedofobia, consentitemi questo termine, che noi non possiamo tollerare, e vogliamo assolutamente che Vox Italia si faccia carico delle esigenze dei più piccoli che oggi sono stati totalmente dimenticati, quando non vengono anche sottilmente attaccati, per poter essere un domani, perché questo è lo scopo del sistema capitalista, per poter essere un domani oggetto o soggetto inconsapevole del capitale. Grazie. Grazie Simone. E sono nati altri due circoli in questi giorni in Brianza. Io passerei la parola a Giovanni Ferrari, portavoce, presidente, neopresidente del circolo di karate Brianza. Quindi Giovanni. Buonasera a tutti. Io salutandomi vorrei fare più che altro un auspicio per il nostro nuovo circolo che è appena nato. Spero che noi in futuro avremo le capacità di rapportarci veramente con il nostro territorio, iniziando con i nostri, diciamo, concittadini, un percorso di collaborazione, di ascolto e di progettazione insieme, perché secondo me è solo collaborando a stretto contatto con chi ci sta attorno, sia le attività produttive che le famiglie a tutti i livelli, che un domani, se avremo modo di poter incidere sulla comunità, noi avremo la consapevolezza di quello che potremo e dovremo fare, perché secondo me troppa gente arriva in certi posti e non è consapevole di quello che veramente serve alle comunità. Grazie. Molto bene. Ecco, concludiamo la rassegna dei circoli di Vox Italia Lombardia con il rappresentante del circolo di Seregno Brianza Ovest, Norberto Riva. Grazie, buonasera a tutti. Sono ingegnere, ho fatto politica molti anni fa, dal 92 al 95 sono stato assessore al Comune di Seregno, poi ho costituito una lista civica e sono stato consigliere all'opposizione dell'opposizione. Poi ho smesso, mi sono occupato di famiglia, sono nate 3 figlie. Proprio perché sono nate 3 figlie mi sono preoccupato per il loro futuro. Oggi ancora di più, per cui nel frattempo, in questi ultimi 10 anni, mi sono occupato di questioni monetarie. Devo ringraziare Simone Boscali, perché da lui e dal gruppo di
Bergamo, Bergamo 2 in questo caso, del Vox Italia Bergamo 2, insieme a Caposaldo Associazioni, a Paolo Boni, che è il presidente, che stasera purtroppo non c'è, l'avrei salutato volentieri, perché da loro ho appreso molto, sia sulla questione monetaria, ma anche su tutti gli altri aspetti legati alla vaccinazione, a tutto quello che sta succedendo adesso, che è storia d'oggi, di questi giorni, con il coronavirus. L'importante e quello che mi piace di Vox Italia è proprio il, sono queste questioni, dalla questione monetaria, che è quella più importante, ma il recupero non solo della sovranità monetaria, ci sono altre sovranità che il nostro paese deve recuperare. Non sarà un percorso facile, questo lo sappiamo, ma è da qui che dobbiamo cominciare e dobbiamo insistere, perché in Parlamento oggi non c'è nessuno che parla di questi temi, per cui c'è uno spazio che secondo me si è liberato con il tradimento del Movimento 5 Stelle, che inizialmente parlava anche di queste questioni, ma ora lo spazio lo dobbiamo prendere noi, quindi dobbiamo essere consapevoli ed avere la capacità e la forza. Quindi un augurio a tutti, grazie. Molto bene, ingegnere. Bene, ecco, io adesso diciamo passerei al clou della nostra serata, chiamerei l'amico e filosofo Diego Fusaro. Un applauso. Ecco, con Diego questa sera cercheremo di capire due o tre cose. Innanzitutto abbiamo intitolato questo evento Vox Italia e l'evoluzione della politica. E poi chiederemo a Diego, innanzitutto, se si può parlare effettivamente di una evoluzione oppure di una involuzione e perché. In secondo luogo cercheremo di capire perché è nata Vox Italia, per quale motivo si è sentita l'esigenza di dar vita a un partito nuovo in Italia. Terzo, dovremo cercare di capire, grazie a Diego, l'importanza in questo particolare, preciso momento storico dei gruppi territoriali. Quindi io inviterei Diego innanzitutto ad accomodarsi al suo tavolo, perché tu le risposte alle domande richiederanno, diciamo, una certa concentrazione, e quindi lo invito a sedersi. Ecco Diego, io passerei, quindi inizierei con il primo tema di cui abbiamo accennato. Ecco, dicevamo, l'evoluzione della politica. Evoluzione o involuzione della politica? Questa è la prima domanda a cui ti chiediamo che tu dia una risposta. Perfetto, grazie anzitutto. Permettimi di fare un piccolo preambolo di ringraziamento a chi ha organizzato questa splendida serata e quindi a tutti i circoli anche che sono intervenuti, naturalmente al Conte Uva che ci ospita in questa cornice magnifica che è, potremmo dire, un locus amenus di rinascenza possibile per l'Italia tutta, e naturalmente grazie a tutti voi che siete qui presenti in questa cornice meravigliosa in cui c'è uno scenario incantevole di natura, in cui si parla di cultura, politica, filosofia, in cui c'è anche l'arte con le opere dell'artista Umberto Storti, in cui insomma cultura e natura provano a fondersi tra loro. Ecco, quindi parto subito dalla prima questione adesso con cui tu mi hai sollecitato. Io credo che sia al tempo stesso noto ma non conosciuto il fatto che ci troviamo in un periodo che si caratterizza, tra le tante cose, anche per una involuzione della politica, un'involuzione che riguarda sia la politica in senso stretto sia il profilo stesso dei politici che la rappresentano, e questo per ragioni che sono a un tempo socio-economiche,
antropologiche anche e legate in sintesi al modo capitalistico della produzione nella sua fase odierna. Parto quindi da una considerazione generale che riguarda il fatto che il nuovo spirito del capitalismo, che io ho chiamato nei miei lavori sulle orme del mio maestro Costanzo Preve, il nuovo capitalismo assoluto e totalitario, tende a non aver più bisogno della politica e a doversene anche liberare, o più precisamente tollera la politica nella misura in cui la politica non interferisce con l'andamento dei mercati o si incarica di gestire la realtà sociale esistente in funzione dei mercati. Quindi da un certo punto di vista potremmo dire che la razionalità politica liberale è una razionalità politica in cui la politica compare se e solo se è al servizio dell'andamento dell'economia e al servizio del mercato. Un grande filosofo e giurista del Novecento come Carl Schmitt ebbe a utilizzare una formula che a mio giudizio coglie nel segno allorché parlò di Entpolitisierung, cioè di spoliticizzazione. La nostra è l'epoca della spoliticizzazione, o se preferite è l'epoca dell'economia che si spoliticizza. Quando molto spesso in vero si utilizza l'espressione deregulation, voi anche nella sua variante italica, deregolamentazione, che altro si sta dicendo se non il nuovo carattere del mercato che si scioglie dai tradizionali vincoli della politica e che tende appunto a diventare norma a se stesso. È il mito del mercato autoregolamentato che non ha più bisogno di norme politiche o che più precisamente si deregolamenta rispetto alla politica per riregolamentare la politica ad usum sui e in funzione del mercato stesso. È questo uno dei tratti fondamentali della condizione neoliberale di cui siamo abitatori, condizione nella quale del politico essenzialmente non ne è più nulla. Si verifica quella che Carl Schmitt chiamava la spoliticizzazione, si verifica l'evaporazione del politico, dove per politico dobbiamo intendere, con sintesi estrema, una concezione del mondo che abbia una sua portata pratica e che miri a restituire una concezione integrale dell'esistente in vista di una sua trasformazione, che abbia come oggetto una comunità umana nei suoi rapporti sociali, economici e che abbia una visione chiara da tradurre in azioni politiche. Ecco, per questo, ed è un tema forse collaterale rispetto a quello che stiamo affrontando, c'è sempre una relazione tra la filosofia e la politica e l'ideologia è quello spazio preciso in cui una teoria filosofica si cala nella realtà diventando mobilitatore delle masse, elemento mobilitatore delle masse, perché anche la teoria diventa una forza pratica quando si impadronisce delle masse, diceva qualcuno, e quindi non è più semplicemente teoria ma è già forza pratica. Per questo oggi come ieri è un puro scolasticismo pensare che vi sia da una parte la teoria, il pensiero e dall'altra la pratica e la politica. Il confine è molto più labile di quanto non si sia solitamente disposti ad ammettere. Quindi oggi è un'epoca di evaporazione del politico perché non siamo più in grado in larga parte di pensare il nostro rapporto con il mondo in termini politici. Prevalgono forme di coscienza microidentitaria, tribale, che esclude di fatto l'elemento politico. Sono forme di rappresentazione del mondo basate su microidentità settoriali, vegani, arcobaleni, questioni periferiche rispetto a una visione del politico intesa in senso compiuto. E si attua appunto quella che ho chiamato con Carl Schmitt la spoliticizzazione. Il mercato in effetti non solo non ha bisogno della politica e della sua autonomia, ma deve anzi metterla in congedo proprio perché la politica rappresenta nella sua sostanza la possibilità di controllare e di governare il mercato.
Nella modernità dire politica significa poi dire Stato sovrano nazionale, questa è la forma squisitamente moderna del politico, ecco perché il movimento del mercato nel capitalismo assoluto totalitario è un movimento di spoliticizzazione che si dà in pari tempo come desovranizzazione. Se il mercato deve deregolamentarsi e quindi liberarsi dalla presa del politico, deve allora di necessità liberarsi dalla presa in cui il politico si dà nel moderno, che è lo Stato sovrano nazionale. Ecco perché larga parte delle tensioni che telluricamente attraversano la nostra contemporaneità si lasciano inquadrare come fuga dal politico al transpolitico, dal nazionale al sovranazionale. Ogni qualvolta si superino gli spazi dello Stato sovrano nazionale nella nostra contemporaneità, non si corre verso un accentuarsi degli spazi di democrazia, come pure le anime belle del globalismo vanno ripetendo. Superare la sovranità nazionale nell'odierna fase significa sempre ridurre gli spazi di democrazia e anzi aumentare quelli del mercato. Naturalmente poi si può anche far valere, come spesso avviene, una forma di ingannevole sovrapposizione fra mercato e democrazia e parlare, come ha fatto Frau Merkel in Germania, di democrazia conforme al mercato. Ma in realtà noi sappiamo che tra mercato e democrazia c'è una inimicizia fondamentale, a tal punto che se nel Novecento o per parte del Novecento abbiamo conosciuto forme più o meno robuste, a seconda dei contesti e dei momenti, di socialdemocrazie, ciò dipendeva non certo dal mercato, ma avveniva nonostante il mercato, per una forma di compromesso che si è rivelato poi peraltro effimero, transeunte e si è dissolto, come potete ben comprendere, dal 1989 in poi, che segna l'annus horribilis di vittoria del capitalismo su scala globale. Bene, il mercato era limitato dallo Stato, era limitato dalla capacità organizzativa di chi cercava di comprimere o di limitare la potenza del mercato. Il fatto che dopo il 1989 e seguenti si sia imposto a livello planetario un unico modo di produrre, pensare ed esistere ha significato non certo la vittoria della democrazia, bensì quella dei mercati, che diventano gli agenti ultimi della nostra vita quotidiana. Non esiste una democrazia di mercato, come viene chiamata oggi. Esiste al massimo un autogoverno dei ceti possidenti della globalizzazione che si autonobilitano con il nome di democrazia, ma in realtà quella che oggi viene chiamata democrazia è, in vero, sempre più palesemente, una sorta di plebiscito permanente dei mercati, è un autogoverno dei ceti possidenti della globalizzazione, che ovviamente utilizza una struttura narrativa che è molto semplice da identificare nella sua tenuta ideologica. Ed è la seguente: vi è da un lato la democrazia realizzata di mercato e vi è dall'altro il riaffiorare di forme totalitarie, fascistoidi o staliniste, che mettono a repentaglio la tenuta dell'odierno ordine democratico, le si chiamino anche populismi e sovranismi, o più specificamente totalitarismi rossi e bruni. In questo modo chiaramente il terreno ideologico non è affatto neutro, per questo bisogna ricategorizzare la realtà e rovesciare esattamente questa narrazione. Il conflitto non è fra una democrazia già realizzata, perfetta nella società di mercato e totalitarismi rossi e bruni in agguato che minacciano di tornare a occupare il centro della scena. Il vero conflitto semmai è tra la tirannia del mercato, oggi imperante, oggi saldamente al potere da una parte, e esigenze di risovranizzazione dell'economia, di ridemocratizzazione dello spazio che un tempo fu democratico, almeno in parte, che oggi tende a essere in balia della decisione sovrana dei mercati. Questo è il conflitto. Naturalmente la classe dominante detiene non solo
gli strumenti della produzione, il monopolio degli strumenti della produzione, ma detiene anche il monopolio degli strumenti della produzione intellettuale, e larga parte delle sue energie le spende esattamente in questa direzione, per far sì che anche coloro i quali tutto l'interesse hanno a rivoltarsi contro l'ordine delle cose lo accettino e si rivoltino solo contro chi volesse rivoltarsi contro l'ordine delle cose. Abbiamo una galassia di termini della neolingua che spaziano dal complottismo al populismo, dal sovranismo al rosso-brunismo, che hanno come unico obiettivo quello di santificare l'esistente delegittimando tutto ciò che osi metterne in luce le contraddizioni. Ecco perché è più che mai importante mettere in luce le aporie in cui versa la globalizzazione infelice nella quale ci troviamo, che di fatto poco o nulla ha di democratico. Anzi, come dicevo poc'anzi, il movimento generale è sempre più palesemente quello del transito dai parlamenti nazionali democratici a enti post-nazionali e post-democratici che coincidono grosso modo sempre più spesso con consigli di amministrazione, banche, fondi monetari e così via. Questo è un primo aspetto di carattere generale. Un secondo aspetto importante, a mio giudizio, è anche una deriva antropologica della politica che tende, nell'epoca in cui la nostra coscienza è permeata dalla forma merce, tende a ridefinirsi essa stessa come marketing. La politica tende a diventare vendita di prodotti sul mercato, dove naturalmente si tratta di risultare trendy e cool per l'acquirente possibile, mettendosi in vendita in maniera seducente come merci appetibili. Ecco perché abbiamo molto spesso in bella vista politici che di fatto sono la copia l'uno dell'altro, che si presentano semplicemente come marchi pubblicitari, come brand, e che hanno peraltro dietro grandi industrie e grandi capitani di ventura del capitale che finanziano questi personaggi, che sono peraltro molto spesso del tutto interscambiabili fra loro. Ecco, da questo punto di vista, quello che colpisce, a mio giudizio, in estrema sintesi, è che ci troviamo in una situazione di paradossale totalitarismo cool rispetto a quelli del passato. Nei vecchi totalitarismi, come sapete, c'era il partito unico, tutti gli altri erano delegittimati e messi fuori legge. Nell'odierno totalitarismo della civiltà dei capitali proliferano invece i partiti, si moltiplicano, e tutti però sono moltiplicazione del medesimo, sono, per così dire, plurali all'apparenza, ma sostanzialmente riproducono in forma plurale il medesimo messaggio, e il medesimo messaggio è quello centrato sulla sovranità assoluta del mercato, sull'atlantismo geopolitico e sull'idea di una globalizzazione vissuta come il migliore dei mondi possibili, i pangloss della globalizzazione, o comunque come il solo mondo possibile. Abbiamo allora la folta schiera dei teorici della tecnica che condannano il mondo della globalizzazione, ma al tempo stesso dicono che è il solo possibile e che non è in alcun caso praticabile la via della sua contestazione. Ecco, siamo passati in questo modo in quella che io ho più volte definito l'epoca dell'alternanza senza alternative, perché nel mondo contemporaneo è possibile essere liberali di destra, è possibile essere liberali di centro, è possibile essere liberali di sinistra, ma non è possibile non essere liberali, se ci pensate. Chi non accetti apertamente il verbo liberale, che poi si dispone in varie forme, nella forma liberista in economia, che è quella appunto che pensa che il mercato si autoregolamenti, nella forma liberale in politica, che non è più quella, per inteso, di Benedetto Croce, che infatti è un autore obliato completamente dall'odierna ragion liberista. Il liberalismo oggi tende a essere in larga parte semplicemente l'idea di uno Stato al servizio del mercato, e quindi diventa più propriamente
liberismo, come viene definito, da distinguersi attentamente, a mio giudizio, dal nobile liberalismo di Benedetto Croce, che se non altro riconosceva l'importanza della cultura. Dietro il liberalismo di Benedetto Croce c'era Goethe, c'era la civiltà borghese moderna, dietro l'odierno liberismo c'è il nulla dei flussi della finanza e dei moti ondivaghi delle borse. E poi naturalmente c'è la variante del liberismo nell'ambito dei costumi, che è il libertinismo, quella che ho definito nel mio libro Il nuovo ordine erotico, la deregulation erotica, la deregolamentazione del consumatore pansessuale che appunto deve accumulare profitti individuali nella forma dell'economia libidinale, ma è sempre la medesima figura che ritorna, anche se commutati sembianti. Ecco, quindi da questo punto di vista ci troviamo nell'epoca dell'alternanza senza alternative. Perché? Perché non c'è più il partito unico, ma i partiti plurali, quale che sia quello vincente, vince comunque il medesimo, perché vince il banco liberista in ogni caso, vince il liberismo, che è la razionalità politica del capitalismo, del mercato, del fanatismo economico oggi imperante. Ecco perché è importante mettere in discussione esattamente questo teorema dell'alternanza senza alternativa, tornando a far brillare l'idea di una possibile alternativa. Ma perché ci sia l'alternativa, è evidente che bisogna contestare esattamente ciò che l'ordine del discorso dominante evita in ogni modo anche solo di menzionare, se non in termini diffamatori. Ad esempio, bisogna avere il coraggio di non dirsi liberali, per dirla molto, molto pacatamente. Bisogna avere il coraggio di non dirsi a favore della globalizzazione dei mercati. Bisogna avere il coraggio di dirsi a favore di una diversa strutturazione dei rapporti sociali, di una diversa concezione. E bisogna avere il coraggio di dire chiaramente che in questa fase storica occorrono, e torneremo poi magari su questo tema, nuove sintesi, perché le vecchie categorie si sono dissolte nell'aria, occorrono nuove sintesi e occorre avere il coraggio di dire apertamente che lo Stato sovrano nazionale deve essere il perno intorno al quale costruire una ridemocratizzazione della società. Senza lo Stato sovrano nazionale non si può ridemocratizzare la società. In sintesi, lo Stato sovrano nazionale è dialettico per sua natura, può dar luogo sia a forme di nazionalismo regressivo e autoritario, sia a forme di socialismo democratico ed emancipativo. Per parte sua, invece, la globalizzazione economica dei mercati non è dialettica perché è il trionfo automatico delle classi dominanti. Ecco perché, in sintesi, lo Stato sovrano nazionale può, e dal mio punto di vista deve essere democratico e socialista, l'economia globale di mercato non potrà intrinsecamente esserlo mai. Ed è per questo che il capitalismo, che un tempo fu nazionalista, oggi ha abbandonato questa via, perché supera in tal guisa l'elemento dialettico e si blinda in una concezione che intrinsecamente non potrà mai essere socialista e democratica. Ecco, bisogna avere, a mio giudizio, il coraggio di dire che il problema del nostro tempo è che ci vuole più politica, non meno politica. Questo discorso, che forse potrà apparire fumoso, si determina poi, se ci pensate, in molte caratteristiche del nostro confuso e convulso momento storico. Quando, ad esempio, si propone con disinvoltura, in maniera evidentemente irriflessa per i più, il taglio dei parlamentari, si va esattamente in questa direzione della riduzione della politica a beneficio dei mercati. Tagliare i parlamentari significa fare un clamoroso dono alla classe dominante finanziaria capitalistica, significa limitare ulteriormente le già limitate quote di democrazia. Occorre invece più politica, occorre più capacità di intervenire nella vita sociale ed economica. Bisogna avere il coraggio, da questo punto di vista, di procedere ostinatamente contro. Molto bene, Diego. Quindi, ecco, in questo scenario, qual è la novità di Vox Italia? Perché, quindi,
in estrema sintesi, era importante che nascesse un partito in questo momento storico come Vox Italia. E ti porgo questa domanda anche perché, a mio avviso, esiste oggi il partito unico dell'Europa che si cambia dall'interno. Tu ci credi? Ma dunque, a mio giudizio era importante la nascita di un nuovo soggetto politico per più ragioni, precisando che di per sé la nascita di un partito politico non è necessariamente qualcosa di buono o di negativo. Può essere qualcosa di buono se risponde a determinati criteri, a determinate esigenze. In primo luogo, a mio giudizio, era necessario andare a occupare una casella che in una ipotetica tassonomia della politica era non occupata. Oggi abbiamo, in estrema sintesi, partiti che sono globalisti e quindi potremmo chiamarli cosmopoliti liberisti. Potete fare voi stessi l'esercizio di individuarne alcuni. Abbiamo partiti che sono sovranisti e liberisti. Abbiamo partiti che si autodefiniscono socialisti e poi però sposano il cosmopolitismo e quindi sono antinomici nella loro stessa esistenza, o avrebbe detto il già citato Benedetto Croce, sono un ircocervo vivente, perché non si può essere socialisti e cosmopoliti insieme, perché il cosmopolitismo, da distinguere attentamente dall'internazionalismo, l'internazionalismo è il rapporto tra le nazioni. Il cosmopolitismo, che io tendo a identificare, almeno così ho fatto nel mio libro Globalizzazione, tendo a identificare con il globalismo, è l'annullamento della sovranità delle nazioni e la creazione di un unico piano liscio di scorrimento accelerato delle merci e delle persone mercificate, ciò che appunto si chiama globalizzazione. Ecco, quindi è impossibile un socialismo globalista, perché il socialismo implica sempre, per sua definizione, la possibilità dello Stato di intervenire nell'economia. Ma il cosmopolitismo è esattamente la messa in congedo dell'idea stessa di uno Stato che intervenga nell'economia, e quindi è una contraddizione in termini. Quindi mancava, a mio giudizio, una casella, che è quella di un sovranismo che fosse socialista insieme, appunto, che volesse praticare la via di una democrazia comunitaria di individui ugualmente liberi, di una comunità di individui liberi nella loro storia, nella loro società, e che quindi riconoscesse nello Stato sovrano il vettore di questo processo democratico. Molto spesso si dice, con una forma di furia del dileguare propria dell'ideologia dominante, che lo Stato sovrano nazionale è in quanto tale regressivo e violento. Ora, che lo Stato sovrano nazionale sia stato anche quello è evidente, ma dire che lo Stato sovrano nazionale è in quanto tale regressivo e violento significa confondere la malattia con l'organo. Sarebbe come dire che per curare la polmonite bisogna asportare i polmoni. No, invece bisogna evidentemente curare la polmonite non confondendola con i polmoni. Cosa vuol dire questo? Che se il nazionalismo regressivo è il male, lo si combatte non già togliendo l'idea di Stato nazionale, ma evitando che degeneri nella patologia. Anche perché in tutta l'esperienza del moderno, sfido chiunque del partito del molto variegato, dei globalisti, sfido chiunque a individuare una sola esperienza di democrazia che non fosse incapsulata nello Stato sovrano nazionale, nella modernità europea. Possiamo discutere sul grado di democrazia, ma non esiste democrazia al di fuori degli Stati sovrani nazionali. Ecco perché, a mio giudizio, è così importante questa idea di una risovranizzazione dell'economia che deve passare dallo Stato sovrano nazionale come vettore di democrazia e di diritti sociali.
ecco perché è impossibile, a mio giudizio, creare forme di democrazia accettando la globalizzazione. Ecco perché occorre procedere contro la globalizzazione. Quindi questo è un primo aspetto sull'importanza di un partito come Vox, che andasse a occupare quella casella. Un secondo aspetto è che era, ed è convergente con il primo, era più che mai necessario un partito che osasse rovesciare uno dopo l'altro, senza esclusione, tutti i principali punti del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. Oggi, come già dicevo, vige l'alternanza senza alternative. Ci si può dividere sul fatto che si debbano mettere gli asterischi oppure no nelle parole, ci si può dividere sul fatto che si debba mangiare la carne oppure essere vegani e così via, ma poi sulle questioni dirimenti dell'economia la visione è sempre immancabilmente la stessa: mercato sovrano con annesso globalismo atlantista, e non vi è mai il coraggio di mettere in discussione tutto questo. Per questo Vox Italia nasce con l'idea di dire l'indicibile e di praticare l'impraticabile, quindi in sintesi dire no alla globalizzazione e rivendicare il principio della sovranità nazionale, dire no all'autogoverno dei mercati e dire sì invece al primato dei popoli come comunità nazionali unite da una storia, da una cultura, da una lingua, da rapporti solidali che non siano quelli gelidi del dout des libero scambista. Ecco perché occorre, da questo punto di vista, con Vox rovesciare tutti i punti cardinali della globalizzazione, a partire dal concetto stesso di globalizzazione, che meglio sarebbe concepire come globalizzazione dal mio punto di vista, cioè come massacro di classe che gli apolidi della finanza stanno conducendo non solo contro le classi lavoratrici classiche, ma questa è la novitas del nuovo capitalismo post 1989, anche contro i ceti medi. No, questa è la novità dirimente del nuovo capitalismo. Fino all'89 a essere massacrati erano essenzialmente i ceti proletari, venivano chiamati. Dopo il 1989 essi hanno seguitato ovviamente a essere massacrati, ma nelle popolosissime fila dei massacrati sono rientrati anche attualmente i ceti medi massacrati dalla globalizzazione. E quindi bisogna avere il coraggio di opporsi alla globalizzazione, rivendicando la sovranità dello Stato nazionale, l'esigenza di condurre la lotta di classe, che oggi è la lotta di chi lavora contro chi invece vive in maniera parassitaria, leggi tecnocrati repressivi, ammiragli della finanza e così via, gestori dei paradisi fiscali, contro invece appunto chi lavora, ceti medi e classi lavoratrici. Ecco perché la lotta di classe è una lotta contro il globalismo e nel nostro continente si determina concretamente come lotta contro l'Unione Europea. Ecco perché occorre, a mio giudizio, senza esitazioni, dichiarare necessaria l'uscita dal sistema dell'Unione Europea e dall'euro. E così vengo anche a rispondere al quesito che ponevo. Altro punto, bisogna mettere in questione l'ordinamento geopolitico atlantista del mondo, che è quello appunto centrato su quella che, sempre sulle orme del mio maestro Costanzo Preve, ho chiamato la quarta guerra mondiale. La quarta guerra mondiale successiva alla terza, la guerra fredda, è la guerra che la monarchia del dollaro, vincitrice della terza guerra mondiale, ha dichiarato a tutti gli stati non allineati con il Washington Consensus, secondo un copione che si è manifestato più volte, invariato dall'89 ad oggi. C'è lo Stato non allineato con Washington, immediatamente identificato con il ritorno di Hitler al mondo e quindi trattato come
si tratta appunto il nemico se è Hitler, cioè bombardamento umanitario, democrazia missilistica da asporto e così via. Il problema naturalmente è che queste pratiche che si nobilitano con categorie come i diritti umani e la democrazia sono pratiche che un Lenin o un Carl Schmitt avrebbero facilmente identificato con l'imperialismo, evidentemente, no? E che invece procedono mascherate, nobilitandosi con queste etichette. Ora, anche adesso ci troviamo non soltanto in questo momento, in questo tornante storico decisivo, siamo nella quarta guerra mondiale e insieme nella seconda guerra fredda. Questa è la novità. Quarta guerra mondiale, l'ho detto perché. Seconda guerra fredda, perché il rapporto fra Cina e Stati Uniti è per molti versi assimilabile a quello che ci fu tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Non c'è più la corsa allo spazio, è vero, ma c'è la corsa al vaccino. Non ci sono più la Corea e il Vietnam come punti caldi, ma c'è Hong Kong. E c'è una tensione fra due potenze geopolitiche ed economiche che sempre più appaiono in tensione fra loro. Lo erano prima dell'emergenza pandemica Covid-19, caso Huawei, le tensioni, i dazi, il caso di Hong Kong, lo sono a maggior ragione più ancora dopo e durante l'epidemia, anzi la pandemia come l'ha dichiarata l'OMS, del Covid-19. A tal punto che bisognerebbe domandarsi se questa questione del virus sia, come dire, tangenziale rispetto alla guerra, alla nuova guerra fredda, o sia un momento interno a questa quarta guerra mondiale e seconda guerra fredda. Quindi bisogna avere il coraggio, a mio giudizio, di opporsi al globalismo atlantista sostenendo apertamente tutti gli stati non allineati con Washington, e del tutto a prescindere dal loro ordinamento interno, che sia quello di Cuba o dell'Iran, della Siria o del Venezuela. Occorre valutare geopoliticamente la situazione senza cascare nell'errore che molti commettono di appassionarsi per gli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti c'è Donald Trump, ad esempio, che sicuramente è molto meglio dei Clinton, ovviamente, ma che sul piano geopolitico continua a esercitare la funzione di cui sopra, almeno fino a quando non ritirerà tutte le basi e le truppe statunitensi nel mondo. Ecco quindi l'importanza, vengo alla questione, di reagire al cosiddetto partito unico dell'euro, che è un partito unico che spazia dai partiti cosmopoliti, liberal, left-oriented e fucsia, fino ai partiti che si autoproclamano sovranisti, bluette, e che sono poi gli stessi che dicono ugualmente che l'euro è irreversibile, che ci vuole Mario Draghi, Mario Draghi per inciso, quello della lettera del 2011 firmata dalla Banca Centrale Europea, Mario Draghi quello che per inciso diceva testualmente che ceduta la sovranità economica occorreva cedere tutta la sovranità politica, che è quello che sta avvenendo con il recovery fund in queste ore peraltro, e quindi in sostanza ancora una volta vi è una alternanza senza alternativa, perché appunto è un unico partito dell'euro, per dirla così. Per questo occorre creare un partito contro l'euro, ben riconoscendo il fatto che se vi saranno altri partiti nella galassia della contestazione dell'euro, essi andranno trattati come amici e non come nemici, ovviamente, no? Perché evidentemente ognuno mantenendo la propria specificità, uno può essere contro l'euro anche da una prospettiva liberista paradossalmente, no? Il signor Farage in Inghilterra o il signor Boris Johnson sono politicamente distanti mille miglia da una concezione di Stato sovrano e socialista, ma hanno comunque compreso l'esigenza di abbandonare lo scellerato sistema dell'euro e dell'Unione Europea. E quindi da questo punto di vista un partito analogo che nascesse in Italia sarebbe nostro amico e non nostro nemico, evidentemente, per il fatto che porta avanti un'istanza condivisa, magari con altra prospettiva, ma
appunto in questo caso, come diceva qualcuno in Cina, non importa se il gatto sia rosso o nero, basta che prenda il topo, evidentemente. E quindi su questa scia bisogna ragionare, secondo me. Cos'ha Vox Italia? Tra l'altro, ecco, tu mi chiedevi una cosa importante, l'Europa è irriformabile dall'interno. Chi parla di riformabilità dell'Europa o di cambiamento dell'Europa dall'interno ha un grado di inconsapevolezza nella migliore delle ipotesi, di cattiva fede nella peggiore delle ipotesi, a tal punto pronunciato da rendere addirittura preferibile i fautori del più Europa di boniniana memoria, che almeno sono, come dire, onestamente, apertamente a dichiarare il folle obiettivo che seguono, dove ovviamente più Europa è, permettetemi una battuta, una minaccia ancor prima che il nome di un partito, ovviamente, no? Ci vuole più Europa. Ecco, però il punto è esattamente questo, che l'Europa è riformabile dall'interno per ragioni strutturali. L'Europa è l'Unione Europea è costruita, io uso un'immagine in un libro che ho pubblicato con il titolo Il nichilismo dell'Unione Europea, l'Unione Europea è costruita come un veicolo in cui il volante è bloccato e il veicolo procede linearmente lungo una strada preordinata, che peraltro culmina in un abisso, in un burrone, per cui che vada al volante un pilota di destra, di centro o di sinistra, è del tutto irrilevante, perché il volante è bloccato e la macchina procede di gran carriera verso l'abisso. L'unica cosa intelligente che possa fare l'autista è saltare fuori, portare fuori con sé gli altri passeggeri prima che il veicolo precipiti nell'abisso, come è accaduto con la sventurata Grecia. Ecco, questa è l'unica cosa che si può fare. Chi parla di riformabilità dell'Europa dall'interno non sa realmente di cosa si sta parlando, essendo l'Unione Europea. Basterebbe comprendere il funzionamento bizantino del Parlamento Europeo, in cui in ultima istanza decide sempre un ente superiore non democratico, che quindi fa appunto l'effetto volante bloccato di cui dicevo. Ultimo punto che mi pare importante evocare di Vox Italia, della sua necessità, potremmo intitolare l'incontro necessità di Vox Italia, è che oggi sotto il cielo si stanno moltiplicando partiti di varia natura e di varia ispirazione, anche nel campo cosiddetto anti-europeista e sovranista, come viene definito. Sovranismo è una categoria molto, molto scivolosa e ambigua, perché nel sovranismo ci sono personalità e concezioni molto diverse. Sono sovranisti Bolsonaro ed Evo Morales, sono sovranisti Maduro e Putin, Assad e Trump, quindi vuol dire in realtà tutto è il contrario di tutto. L'unica cosa che dice forse il sovranismo è l'importanza della sovranità nazionale, ma torniamo al punto di partenza. D'accordo, sovranità nazionale, ma per cosa vuoi fare con lo Stato? Ecco, in che direzione lo vuoi portare? No, benissimo che ci sia la sovranità nazionale, ma poi dove la vuoi portare? Ecco, nel campo sovranista, chiamiamolo così, si sono manifestati ultimamente tutta una serie di movimenti e di partiti che intanto mi pregio di far notare che sono partiti che gli inglesi definirebbero single issue, cioè di un'unica istanza. C'è il partito contro i vaccini, c'è il partito contro l'euro, c'è il partito per l'acqua pubblica, c'è il partito, insomma, ce ne sono moltissimi, che portano avanti in alcuni casi istanze condivisibilissime, leggi il partito contro l'euro, che va accolto a braccia aperte, un partito che sia contro l'euro e per l'uscita dall'Unione Europea immediatamente, partiti che si richiamano alla Costituzione, benissimo, però ecco, questi partiti single, partito della famiglia c'è anche, no? Che difende una cosa sacrosanta, ci mancherebbe, ma tu puoi difendere la famiglia disancorando questa giusta battaglia da una visione sistemica complessiva? Cioè, il problema, a mio giudizio, di questi partiti, molti dei quali meritano
rispetto e dialogo dal mio punto di vista, il limite però è che mancano di una visione complessiva della società, di una riorganizzazione organica dei rapporti sociali, mancano di una visione d'insieme, non conoscono l'intero, potremmo dire così, sono partiti dell'intelletto astratto, avrebbe detto Hegel, e non della ragione dialettica. Ecco, Vox Italia nel suo ambizioso tentativo vorrebbe essere un partito della ragione dialettica, cioè provare a delineare una struttura di società in cui tutto abbia un suo posto o abbia una sua visione, dal tema della religione al tema dell'arte, dal tema della filosofia al tema dell'antropologia, lo stato giusto e la concezione geopolitica, dalla concezione delle relazioni umane al concetto stesso di libertà, ogni tema inserito però in una visione complessiva. Ecco perché Vox Italia è un partito, ma è riduttivo definirlo un partito, vuole essere una visione dell'intero, e per questo nasce, permettetemi di ricordarlo, da un'esperienza culturale strutturata com'è quella di interesse nazionale, fondata peraltro anni addietro con l'amico qui presente Giuseppe Azzinari e anche con noi che siamo ora qui seduti. Quindi ci vuole un plus lavoro culturale dietro un partito, a mio giudizio. Ecco il di più che può offrire Vox Italia. Poi, naturalmente, nell'ambito di cui dicevamo delle televendite promozionali politiche, in TV vedrete i semplici sdoganatori di parole fatte, di frasi precostituite, che sono quelli che vedrete nelle prime serate, dove del resto bisogna dire una frase e non c'è il lavoro del concetto, che è quello che manca. Sarebbe bello trovarsi a un tavolo insieme a tutti i grandi protagonisti della vita politica contemporanea per valutare il carattere molto spesso vuoto della loro concezione del mondo. Sono come appunto come i dipinti di cui diceva Platone, che se interrogati non rispondono, sono lì, hanno la loro frase precostituita e non hanno poi una concezione organica della società, o comunque devono muoversi secondo posizioni precostituite. Ecco quindi, in estrema sintesi, l'importanza per me ineludibile di Vox Italia. Grazie Diego. E ora diciamo che non ci resta che domandare a Diego perché oggi, in tempo di Covid, è più che mai importante un partito che abbia dei gruppi sul territorio. Qual è l'importanza dei gruppi territoriali nell'epoca della mascherina e del distanziamento sociale? È un rapporto decisivo, ovviamente, perché dopo 3 mesi circa di lockdown o confinamento, per dire in italiano, o meglio di arresti domiciliari di un'intera nazione, per dirla ancora più nettamente, diventa chiarissimo come le relazioni vere, insopprimibili, sono quelle tra esseri umani, non tra schermi che si connettono a distanza, non la contactless society che ci hanno spacciato per un'evoluzione. I rapporti umani sono i rapporti tra esseri umani, sono rapporti di corpi e di sguardi, di strette di mano e di abbracci. Curioso come in 3 mesi siano riusciti, con una narrazione medico-scientifica, ma ampiamente caratterizzata anche da una sua religiosità, nel senso di una narrazione che si imponeva come indubitabile e indiscutibile, sono riusciti a spazzar via tutti i fondamenti della nostra civiltà, dalla stretta di mano all'abbraccio, dal bacio all'estrinsecazione di affetto, no? Era impressionante leggere tra aprile e maggio i titoli di giornali di multe per baci tra fidanzati, fra strette di mano che peraltro il dottor Fauci voleva abolire. Non c'erano riusciti in passato ad abolire la stretta di mano, ci sono riusciti ora con il Covid-19. E appunto è stata una dissoluzione dei rapporti umani, perché vedete,
il capitalismo ha da subito un problema fondamentale, che è quello di distruggere ogni tipo di comunità umana che non sia basata sul mercato e di ridefinire la società umana in forma non socievole, cioè solo mediante la forma merce, rapporti mercantili. Questo problema, che attraversa tutta la modernità, si compie nel tempo del Covid-19, dove ciascuno di noi diventa una sorta di monaco digitale di una cella elettronica, perché in astratto eravamo connessi col mondo intero, ma in concreto eravamo ciascuno isolato, rinchiuso nella propria bolla elettronica, a tal punto che forse poteva anche a taluni venire il dubbio che ci fosse ancora la realtà fuori, che realmente esistesse quello di cui ci parlavano tramite quell'oblò che portiamo sempre con noi, che è il nostro telefono cellulare, o tramite la narrazione televisiva. Cioè la società desocializzata, una società di atomi elettronica, una società in cui c'è lo smart working e c'è l'e-learning, in cui si distrugge l'esperienza dello stare insieme. Che vi sia un carattere autoritario e repressivo in tutto questo è superfluo chiarirlo, perché è evidente che non potranno mai scoppiare scioperi e contestazioni se si lavora in e-learning, è chiaro che non potrà mai maturare una coscienza di classe se si lavora in smart working, appunto. È chiaro che viene meno il confine fra la casa e il lavoro. Ecco perché la distruzione dell'oikos, che è distruzione della famiglia, implica anche la distruzione della casa come spazio sacro della famiglia. Con lo smart working viene meno la linea divisoria fra ufficio e casa, fra tempo della famiglia e tempo del plus lavoro. Tutto il tempo diventa tempo del plus lavoro. Ecco, è fondamentale a mio giudizio l'esperienza di gruppi territoriali, anche in funzione del fatto che occorre, a mio giudizio, esprimere massimamente il proprio dissenso rispetto alla nuova società basata sul distanziamento sociale. Il distanziamento sociale è il principio organizzativo della nuova società che si sta riplasmando in questi mesi, che stanno cambiando il volto dell'umanità e del capitalismo. A mio giudizio siamo all'interno di una riplasmazione autoritaria del capitalismo che sta passando dal volto edonistico ludico della società dello spettacolo pre-Covid a una nuova società del terrore, dell'autoritarismo medico, che si legittima tramite il discorso medico, e naturalmente uno potrebbe domandare cui prodest, qual è la razionalità politica di questo. La risposta che do io è che essenzialmente cominciavano da alcuni anni a maturare forme di contestazione più o meno radicate, più o meno estese della globalizzazione. Le si potevano chiamare sovranismi, populismi, complottismi, dove naturalmente per sovranismo viene diffamato chiunque abbia ancora a cuore l'idea della sovranità nazionale, per populismo viene diffamato chiunque abbia ancora a cuore gli interessi del popolo lavorante e non delle élite usurocratiche finanziarie, e per complottista viene silenziato chiunque abbia una visione del mondo non allineata con quella dominante della classe dominante. Ecco, cominciavano a maturare contestazioni della globalizzazione che si erano anche estrinsecate in alcuni momenti fondamentali come il Brexit, come il referendum greco del 2015, come il referendum italiano costituzionale del 2016, come l'elezione di Trump contro la Clinton. Questi che il compianto Giulietto Chiesa ebbe a definire i guaiti dei popoli oppressi stavano organizzandosi, o comunque stavano iniziando a farsi sentire, occorreva una svolta autoritaria nel capitalismo. Ce l'ha insegnato Gramsci il perché. Perché la classe dominante, se ha il consenso, non ha bisogno di ricorrere alla violenza. Se ha solo il dominio e non più il consenso, per mantenere il dominio deve ricorrere all'autoritarismo e alla violenza, che è quello che è avvenuto esattamente in questi mesi. Dove avrete notato tutti,
ogni norma medico-sanitaria era ineludibilmente anche una norma politica. Perché distanziamento sociale è certamente una norma medico-sanitaria per evitare i contagi, ma è anche una norma sociopolitica per evitare le insubordinazioni. Non c'è regime novecentesco che non abbia puntato sul distanziamento sociale, anche se non lo chiamavano così. Idem dicasi per il divieto di assembramento. Divieto di assembramento, che significa divieto di assemblea, che è tra l'altro il diritto all'assemblea pubblica è costituzionalmente riconosciuto, ecco, significa negare il diritto di contestazioni politiche, di organizzazioni, di proteste di piazza. Significa di fatto rendere impossibile una contestazione dell'ordine costituito. Ecco. Per non parlare poi del lockdown, che significa mettere in prigione un'intera nazione di fatto, no? Capite bene che una rivoluzione non potrà mai scoppiare se la società è la società in rete, se si è in lockdown, se c'è il distanziamento sociale. Ed è chiaro perché quando sentiamo alcuni politici nostrani dire che stanno lavorando non già per far ripartire il paese e per garantire i ceti lavoratori, ma stanno lavorando per evitare proteste politiche in autunno, no? Contestazioni politiche in autunno, e al tempo stesso il discorso del medico ci dice che ci sarà una seconda ondata in autunno, diventa davvero difficile capire dove finisca il discorso politico e dove inizi quello medico. Quando sentite in prima serata un noto virologo che dice testualmente: dipendesse da me, l'app Immuni dovrebbe essere resa obbligatoria, e dice nello stesso passaggio televisivo: dipendesse da me, il lockdown dovrebbe durare più a lungo, la domanda che sorge è la seguente: è un discorso politico o medico questo? No? Quindi abbiamo assistito, questa è la cifra del nuovo, io l'ho chiamato il nuovo capitalismo terapeutico, che usa il discorso del medico per dare una parvenza di oggettività scientifica che nasconde in realtà un chiaro contenuto politico. No, vi faccio una sintesi semplificatoria e mi scuserete. Se nel Novecento impedivano gli assembramenti sociali e i ritrovi tra persone, dicendo che erano pericolosi per la tenuta del sistema autoritario, il regime terapeutico ottiene il medesimo risultato dicendo però che gli assembramenti e i ritrovi tra persone sono pericolosi per la vostra vita, sono a fin di bene, è un regime a fin di bene, se ci pensate, no? Che utilizza il discorso del medico per instaurare una razionalità politica molto, molto precisa. Del resto si è prodotta quasi una sorta di alchemica mutazione dei virologi in politici. Mi pare che uno di loro proprio in questi giorni abbia dichiarato che gareggerà nelle elezioni con un partito nelle Puglie. È una mutazione alchemica che ha trasformato i politici in medici. Vi ricorderete il decreto Cura Italia, no? Il termine medico che entra nella politica, se ci pensate. Tra l'altro anche questa iatrocrazia, questo potere medico, è qualcosa che difficilmente può essere ricondotto a un discorso di tipo democratico, perché se la politica diventa come la medicina, è difficile che si mantenga ancora nell'alveo di una solida democrazia, per l'ovvia ragione che se voi andate dal medico non è un rapporto simmetrico, è un rapporto strutturalmente asimmetrico, lui dice, voi eseguite, no? Ed è ovvio che funzioni così. Ma se una forma politica assume questa stessa configurazione, qui il vulnus del discorso, è chiaro che si esce dall'ambito democratico automaticamente e si entra in un ambito asimmetrico, per usare ancora un'espressione eufemistica. Ciò che il politico medico dice per curare il corpo dell'Italia va fatto ineludibilmente, e chi non lo fa è un pericoloso sedizioso, un irresponsabile, un negazionista del virus. Curioso anche l'utilizzo di questo termine, il negazionismo, del tutto contestualizzato rispetto al suo
uso normale. Ecco, da questo punto di vista lasciate che dica che siamo entrati in una forma particolare di capitalismo terapeutico che utilizza il discorso del medico, che utilizza questo per dare una svolta autoritaria e che sempre più deve mettere in congedo forme di socialità autentica. Abbiamo visto in questi mesi saltare tutta una serie di forme importanti, secondo me, della nostra civiltà. Abbracci, baci e strette di mano, ma anche la sepoltura dei morti, no? Se ci pensate è una cosa disumana da un certo punto di vista, il fatto che non si sia più data sepoltura ai nostri morti a un certo punto, no? È la sconfitta di Antigone questa, ecco. Io penso poi che, come anche si diceva in precedenza, ci sia davvero nei circoli territoriali, che sono luoghi di incontro, di discussione, ma poi anche nel rapporto generale con la struttura di Vox, ci sia un elemento che nelle altre realtà non c'è, per quel che ne so almeno, l'idea di una ricerca, uso un'espressione che suonerà sicuramente pomposa e fuori moda nell'epoca dell'odierna dittatura del relativismo e del tecnonichilismo regressivo nel quale ci troviamo, no? Che insegue il culto regressivo del progresso, infatti, ed è l'espressione ricerca della verità, cioè l'idea di una ricerca della verità. La verità, ovviamente, vi diranno i fautori del postmoderno, chi dice verità è automaticamente autoritario perché vuole imporla. Invece la verità, mi permetto di far notare, non implica affatto l'imposizione autoritaria. La verità si impone con la docile forza del logos, ed è questo uno dei tratti distintivi che permette di differenziare tra la verità e la falsità che si impone come verità, no? Quando vi istituiscono una task force contro le fake news, potete star tranquilli che non è la verità che parla lì, ma è la falsità che si vuole contrabbandare come verità, negando ogni possibile interlocuzione con altre posizioni, no? La verità non ha bisogno di imporsi con la forza, perché, come diceva qualcuno, verum est index sui et falsi, cioè il vero indica se stesso e anche il falso in automatico, e quindi non ha bisogno di utilizzare manganelli, manette e forme appunto di silenziamento da task force. Questo è un aspetto fondamentale. E Vox aspira proprio a elaborare una ricerca condivisa della verità, che è anche verità ovviamente della polis, del vivere comunitario, e prova a farlo con una ricerca condivisa, anche una sua TV, Vox Italia TV, ha un suo tentativo di discutere razionalmente le tesi. C'è il progetto di interesse nazionale che è culturale e continua a operare. Ecco qual è il di più. Poi, naturalmente, se uno cerca semplicemente le frasi fatte e le solite cose di cui dicevamo, sicuramente non è Vox il luogo indicato. Ma se si è chiarito il fatto che vi è bisogno di politica e di ricerca della verità nel loro nesso, allora credo che Vox possa e debba essere un punto di riferimento. Molto bene, Diego. Io direi che le tue risposte sono state esaustive a questo punto, visto che il pericolo sembra scampato. Io lascerei, prima di concludere, magari al pubblico, se c'è qualcuno che vuole farti una domanda, ecco, e poi ovviamente concludiamo la serata salutandoci. Mi permetto di indicare che abbiamo l'editore Rizzoli che ci ha portato l'ultima opera di Diego Fusaro, che potrà ovviamente autografare il libro.
Ecco, c'è qualcuno che vuole intervenire? Prego. Buonasera, mi chiamo Flaminio Maffettini, sono di Bergamo, non faccio parte né del primo gruppo né del secondo gruppo, e questo già forse vi fa far capire che sono un po' un bastian contrario. Ma la domanda non è sul merito di quello che è stato detto, ma sull'immagine. Mi spiego, noi guardiamo la sostanza, però purtroppo sappiamo che nell'odierna società l'immagine a volte conta più della sostanza. E vi sembrerà sciocco, ma a me il simbolo e il nome di Vox Italia non piacciono per nulla. Mi spiego. Il colore assomiglia troppo al blazzurro di Forza Italia e qualcuno potrebbe confonderlo. Anche il nome Vox Italia, devo dire che è assolutamente tremendo. Mi spiego il perché. Prima di tutto, a me la prima sensazione che dà è quello di essere la filiale italiana di una multinazionale. Se sono un pochino più acculturato, potrei pensare che è la sezione italiana di Vox Partito Spagnolo, il che non solo non risponde al vero, ma è anche fuorviante, perché Vox Spagnola è piuttosto diversa come principi, come tesi, come obiettivi da Vox Italia. Allora la domanda è questa: visto che adesso siamo abbastanza all'inizio, siamo un numero relativamente contenuto e ovviamente auspichiamo una forte crescita, può essere questo il momento forse per ripensare sia ai, chiamiamoli, colori sociali che il nome, per trovarne un altro che eviti questa confusione involontaria con altri? Oltretutto Vox è anche il nome di una rivista edita nel mondo anglosassone culturale che ha idee ma che non coincidono assolutamente con le nostre. Facciamo in tempo a cambiarci il nome di battesimo e i colori prima che dopo troppe persone ci vengono a dire: ah, ma voi siete Vox Italia perché siete quelli della Spagna, perché qui, perché là, perché su, perché giù. Mi veniva in mente due suggerimenti banalissimi. O invece che Vox Italia... La domanda però a Diego. Sì, la domanda è questo il tempo per cambiare o no? Questa è una domanda che è rivolta più, diciamo, a chi fa parte del partito. Ecco, Diego Fusaro, come noto, essendo un libero pensatore, non ha tessere di partito e non fa parte dell'organizzazione, della struttura di Vox, o di Vox Italia, meglio ancora. Ecco, per cui prendiamo nota e nelle sedi più opportune faremo tutte le nostre valutazioni. A noi è sembrato invece un nome, un simbolo che ha il suo perché e dà l'idea proprio della voce dell'Italia, poi al genitivo o al dativo, vero Diego? Ecco, quindi poi la confusione con la Spagna, con Vox Spagna, a mio avviso, trova un po' il tempo che trova. Ecco. Comunque prendiamo nota di queste osservazioni. Ecco, se c'è però qualcuno che vuole rivolgere la domanda a Diego Fusaro, visto che lo abbiamo a nostra disposizione questa sera. Prego. Dunque, innanzitutto grazie per la bellissima serata. Io sono sicuramente un fan del canale YouTube di Diego, che seguo con molto interesse, anche perché quello che mi è sempre piaciuto del suo modo di lavorare è proprio il fatto di proporre un fuori dal gregge, non un'entrata in un gregge diverso, con persone che comunque si uniformano e in ogni caso abdicano al loro pensiero. Ecco, quello che volevo chiedere effettivamente era relativo anche a questo problema dell'uscita dall'Unione Europea. Effettivamente mi è molto piaciuto questa distinzione tra cosmopolitismo e internazionalismo, dove c'è da una parte un partire dal basso per andare verso l'alto e dall'altra parte un partire dall'alto per non andare verso il basso. Quello che volevo chiedere, effettivamente si parla molte volte di quella che è l'Europa dei popoli,
che non è sicuramente l'Europa che si è realizzata. Dall'altra parte vedo però che anche nell'Unione Europea le nazioni che non hanno rinunciato alla loro valuta in ogni caso hanno un relativo benessere rispetto a quelle che invece sono entrate nel disastro euro, che cambiava 0,62 col franco svizzero, adesso cambia 0,94. Quello che volevo chiedere, rinunciando quindi a questa Europa che è solo dei mercati e quindi vola sopra i popoli, è possibile ripensare anche a un'unione d'Europa, ma addirittura oltre l'Europa, che invece parta dai popoli e poi possa partire veramente a un mettere in comune delle risorse tra i popoli? Grazie. Grazie a lei. Grazie per le domande, grazie anche per l'apprezzamento. Beh, certo, l'idea è proprio quella di spezzare con ogni rapporto con la vecchia egemonia e provare a fare una nuova egemonia di chi pensa altrimenti, appunto. Questo è l'obiettivo che io ho provato a teorizzare, che con interesse nazionale abbiamo provato a sistematizzare come gruppo di lavoro e che ora Vox Italia prova a trasformare in prassi politiche. Quindi c'è una sinergia, c'è un cooperare negli intenti e nelle pratiche. Piccola notazione, a me piace molto il nome Vox Italia con il dativo o genitivo, che può essere la voce dell'Italia o la voce all'Italia. In un'epoca in cui tutti usano i termini inglesi, riscoprire il latino può essere anch'essa una mossa politica non indifferente. Da questo punto di vista, certo, l'uscita dall'euro è un tema fondamentale. Per me, io direi così, l'uscita dall'Unione Europea è condizione necessaria ma non sufficiente, però è condizione necessaria sicuramente per le ragioni che anche lei diceva. Poi sull'unione dei popoli, non è che prima dell'Unione Europea i popoli fossero così divisi nella vecchia Europa, probabilmente lo sono molto più ora che sono nell'Unione Europea, quindi che ci fosse una comunità di culture, di tradizioni, di usanze nella vecchia Europa era evidente, no? Se già Novalis scriveva Cristianità o Europa, ci sono dei valori condivisi, ci sono delle esperienze del mondo condivise tra gli europei, quindi questo mi pare evidente del punto su cui bisognerebbe lavorare. Unioni anche non europee non lo so, nel senso che non ho idea di come si possa realizzare un'unione con altri continenti o che altro. Sicuramente, ecco, bisogna ripartire, si diceva l'Europa dei popoli, io direi proprio l'Europa delle culture, ecco, e non quella del nulla su cui si è costruito quello che sta avvenendo ora, no? Il simbolo di questa Europa odierna sono le chiese in Francia che vanno in fiamme, secondo me, no? Il nulla che avanza e che brucia l'Europa stessa. E quindi sì, sono d'accordo con quello che lei diceva. Bene, prego. Buonasera, sono Claudio Trabella, sono il vicepresidente del Circolo Vox di Pavia. Una domanda, allora, l'intelligenza è anche leggere la realtà per quello che è, cercare di leggerla, di capirla. E parliamo di Cina e parliamo di Stati Uniti. Gli Stati Uniti sappiamo quello che sono stati di fatto un po' il cane da guardia di un capitalismo che forse l'Europa occidentale l'ha sfruttata un pelino meno per un certo periodo, perché se no arrivavano i sovietici e ha massacrato il Sud America. Però poi veniamo a vedere la Cina. La Cina sta diventando il mondo del controllo facciale, è un mondo che arresta qualsiasi
contestatore politico. Di democratico sembra che abbia ben poco. Vengono qua e, detto onestamente, durante il periodo del Covid nella sola Brescia si sono comprati 60 attività commerciali e evadono tasse e portano gli utili a Pechino. A vederli così, detto onestamente, sembra quasi che tra Cina e Stati Uniti ci sia la guerra tra il vecchio guardiano e quello che vuole diventare il nuovo guardiano del capitale, di un capitalismo magari ancora più autoritario. E all'interno di questo la domanda è: che fare con la Cina? Perché sicuramente in qualche modo vanno arginati, perché questi ad esempio approfitteranno in modo pesante di questa crisi Covid cercando di comprare tutto, magari li tengono anche ferme le attività e poi quando il gioco ricomincia a noi disoccupati, a loro le attività e gli utili verso Pechino. Che fare? Ringrazio perché è una domanda decisiva questa. Proverò a dare una risposta tutta giocata sul tema della seconda guerra fredda. Se, come dicevo, questa che stiamo vivendo è una seconda guerra fredda, allora diamo per supposto che la Cina sia, per certi versi almeno, l'equivalente dell'ex Unione Sovietica. Ora, anche all'epoca, naturalmente in Italia, si discuteva molto su come guardare all'Unione Sovietica, no? Molti avevano una posizione critica verso gli Stati Uniti d'America, però avevano una posizione critica anche verso l'Unione Sovietica e avevano ragionevolmente buone posizioni su entrambi i temi, avevano buoni argomenti per criticare sia gli Stati Uniti d'America sia l'Unione Sovietica. Ora, naturalmente poi ci sono sempre, c'erano allora come ci sono ora nel mutato contesto, i fautori a senso unico di un modello o dell'altro che procedevano e procedono anche ora più per frasi fatte, per una dogmatica, no? Quando escono, quando continuano ad esempio a dire che il virus è un virus cinese, no? Leggevo di un libro che deve essere uscito in questi giorni che parlava del mostro cinese, no? Mi incuriosiva questo libro, ho sfogliato le prime righe, si diceva che il virus è partito dal laboratorio da Pechino, no? Ma in realtà è discutibilissima questa tesi, se è proprio una questione di ricerca anche di questi ultimi giorni. È saltato fuori che già a Torino, a Milano, nell'acqua circolava il virus prima che ci fosse quello di Pechino. Se gli Stati Uniti hanno ammesso apertamente che i loro primi pazienti li hanno avuti ben prima di quello che è accaduto a Wuhan, è già difficile dire che sia cinese il virus. Ecco, per questo io dico che, riportando la questione al pre-1989, io credo che ci sia bisogno di una Cina forte, indipendente e sovrana, ma non perché sia amabile in sé la Cina, infatti non lo è, ma perché svolge una funzione analoga a quella che svolgeva l'Unione Sovietica prima del 1989, cioè, per usare l'espressione della teologia politica, era un catecon, una forza frenante rispetto al dilagare imperialistico degli Stati Uniti d'America. Se la Cina di oggi fosse semplicemente stata la Libia, l'avrebbero già bombardata e annessa nella globalizzazione. Se fosse stata, che ne so, un qualsiasi paese, fosse stato l'Iraq, ecco, l'avrebbero già bombardato e annesso. La Cina invece non può essere bombardata e annessa perché ha una sua potenza economica, militare, e io mi permetto di dire, grazie al cielo, ha una sua potenza economica e militare di resistenza. Cioè, come la Russia di Putin, anche la Cina può dire no agli Stati Uniti d'America. Questo è il punto fondamentale. Io preferisco un mondo multipolare con più poli anche in tensione fra loro rispetto a un mondo monopolare dove ci sono solo gli Stati Uniti e tutti siamo diventati vassalli al servizio degli Stati Uniti, colonie degli Stati Uniti. Tra l'altro faccio pacatamente notare che
Spesse volte si guarda anche con preoccupazione alla Cina, alle attività commerciali. Vi faccio notare che, per quel che ne so almeno, di basi militari cinesi in Italia non ne abbiamo neanche una, fino a prova contraria. Di basi militari statunitensi nel nostro territorio ne abbiamo almeno 110. Quindi capite bene che, fermo restando che io non sono un fautore di Pechino, e a maggior ragione non lo sono di Washington, se devo individuare chi è il mio nemico, possibilmente lo individuo più in chi mi occupa il territorio con basi militari che non in chi, col suo modello che può piacere o no, non mi occupa il territorio militarmente. Questa almeno la mia prospettiva. Tra l'altro, anche sul tema del virus, bisognerà prima o poi ragionare seriamente su qual è l'origine di questo virus, stante il fatto che credo che anche i bambini abbiano capito che non arriva dal pipistrello questo virus, come ci hanno detto, no? Perché appunto sarebbe una storiella, mi rendo conto, molto edificante, ma che appunto evita di parlare dei reali rapporti di tensione che c'erano e ci sono tra Stati Uniti e Cina. Tra l'altro, forse in questa pista si potrebbe anche provare a ragionare sul perché proprio di tutti i paesi d'Europa è arrivato in Italia anche questo virus. Forse qualcuno se lo sarà anche domandato, perché non in Francia, non in Spagna, ma proprio in Italia, in Lombardia, in Veneto, no? Un osservatore di The Guardian, quindi non necessariamente filo italico e filo cinese neppure, rilevò ai primi di marzo che questo virus aveva un curioso andamento, si muoveva lungo la via della seta, notò che partiva, colpiva la Cina, poi l'Iran e poi l'Italia, guarda caso. Perché proprio l'Italia? Saranno coincidenze, non lo so, però forse ricorderete che il 23 marzo 2019 l'allora governo giallo-verde con Luigi Di Maio firmò la cosiddetta via della seta, forse vi ricorderete di questo passaggio, con l'infuriarsi di Washington rispetto a queste trattative, no? Ad esempio è anche curioso questo aspetto, che l'Italia, che si proclama paese sovrano, non possa aprire una trattativa con la Cina perché Washington si adombra, no? Voi avete mai sentito che la Cina si adombra perché l'Italia fa una trattativa con la Germania, che ne so? Capite il fare padronale che ha Washington, che per me è insopportabile, perché è il fare padronale di un popolo che ha assimilato un'ideologia veterotestamentaria di nazione che si pensa superiore a tutte le altre e portatrice di una special mission. Quando Bill Clinton disse, 1997, gli Stati Uniti sono l'unica nazione indispensabile, a mio giudizio una frase di questo tipo deve metterci sull'allarme tutti. Ecco perché il nemico principale restano, a mio giudizio, sempre gli Stati Uniti d'America. Poi, con questo io non sono un fautore della Cina, non mi piace il modello del riconoscimento facciale, non mi piace il sistema che hanno, che unisce perversamente capitalismo e comunismo per molti versi. A me piace la mia di cultura, perché è la mia essenzialmente, no? E così via. Però ecco, non penso che siano equivalenti assolutamente la Cina e gli Stati Uniti, non penso che siano le due facce del medesimo, non penso assolutamente che il nemico sia Pechino oggi e che Washington invece tutto sommato vada bene, vada appoggiato, non penso che Trump sia in quanto tale buono perché è sovranista. Io penso che Trump sia meglio, ripeto, di Clinton e dei Clinton, che sia meglio di Biden anche, chiaramente, ma penso pur sempre che Trump sia espressione di uno Stato, del principale Stato canaglia, per usare le loro stesse espressioni, che sono gli Stati Uniti d'America e non la Cina. Per cui io ripeto, a mio giudizio, vi è bisogno di una Cina forte, militarmente autonoma, sovrana, proprio come vi è bisogno di una Russia militarmente autonoma, sovrana, proprio come vi è bisogno di un Iran sovrano, militarmente autonomo, e così via. Cioè, io do il mio pieno sostegno a tutti gli stati nazionali non allineati
ripeto, dal Venezuela alla Cina, dall'Iran alla Corea del Nord, dalla Siria fino a tutti gli stati non allineati, in ragione di questo principio del multipolarismo. Cioè la minaccia per il mondo, secondo me, resta primariamente quella statunitense, non quella russa, cinese o iraniana. Fermo restando che si possono fare molte critiche sia alla Russia, sia all'Iran, sia alla Cina, e alcune che lei faceva sono condivisibili, tipo il riconoscimento facciale, queste cose qua, che tra l'altro senza andare a Pechino lo trovate già anche alla stazione di Milano, perché quando passate da quei cancelli e vi dicono di togliere gli occhiali, vi sarete chiesti perché vi fanno togliere gli occhiali, cioè perché si misura meglio la temperatura senza gli occhiali, no? Di cosa stiamo parlando? Molto bene, direi l'ultima domanda e poi chiudiamo. Ah, ecco, il ragionier Giorgio Gaetani, circolo di Seregno. Allora, non è una domanda, ma è una precisazione per quanto concerne la Cina. Mi sono sempre chiesto per quale motivo la Cina sia una potenza e mi sono dato due risposte. Prima, la spesa pubblica forsennata, cioè lo Stato dispende alle proprie aziende e alla propria popolazione una spesa pubblica, avendo la sovranità monetaria veramente forte. Il secondo elemento, invece, l'ho interpretato nella distruzione delle costituzioni europee di carattere socialista, cioè nel dumping sociale. Che cosa intendo per dumping sociale? Intendo l'obbligatorietà nel proprio paese di far lavorare i dipendenti non come dipendenti ma bensì come schiavi. Quindi io ora vedo nella Cina un pericolo, non tanto per quanto si è detto prima, anche per quello, ma soprattutto perché tende a disgregare l'articolo 18 della nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione dice che ogni cittadino lavoratore ha il diritto a un equo compenso che gli permetta di mantenere la propria famiglia, l'istruzione e tutto quanto. Quindi la Cina, se si trova in una posizione, diciamo, di vantaggio economico, è perché ha sempre perpetrato il dumping sociale, cioè non ha mai pagato, non ha mai trattato i propri dipendenti come li dovremmo trattare, cioè costituzionalmente orientati, ma bensì come schiavi. Allora io mi chiedo, ma ci sono dei sistemi per limitare, marginare questo problema? Secondo me sì, si chiamano dazi. E uno dice, il dazio è una cosa illiberale, ma il dazio non deve essere sui prodotti come fa Trump. Trump dice, io metto il dazio sulle lavatrici, che la lavatrice venga dal Sud Corea, dove i dipendenti guadagnano più di un dipendente americano, o dalla Cina non me ne frega niente, il dazio è sempre il 40% sul costo del prodotto. Il dazio deve essere invece accordato in funzione sulla differente costo della manodopera. Cioè, se noi vogliamo marginare il potere della Cina e di tutti i paesi che praticano il dumping sociale, a mio modo di vedere, dobbiamo istituire delle blacklist, come si fa per i paesi paradisi fiscali, a dire tu quanto paghi il dipendente? Un euro alla giornata? Beh, tu hai un dazio del 400%. Tu invece, se paghi i tuoi dipendenti nella media generica di serietà, non hai nessun dazio. Ecco, questa era la mia idea per quanto concerne il problema Cina. Bene, io direi che possiamo concludere la serata. Ringraziamo il nostro amico Diego e ringraziamo soprattutto tutti voi. Grazie e buonanotte.